Allora, cari amici di smartworld.it, terza puntata con i nostri dietro le quinte. Oggi vi faccio vedere un po' in anteprima casa Smart World e ritorniamo su Emanuele perché questa stanza è nelle condizioni pietose. Allora Emanuele, parlaci un po' di questo primo giorno vero di Mobile World Congress. Primo giorno intenso, direi abbastanza lineare, dai Nicola, correggimi. Sì, è vero. No, rispetto al solito, niente corse esagerate, tutto abbastanza... Sì. Abbastanza lineare. Tutto sempre di corsa, però sì. non come altri anni. No, è vero. Esatto. È vero. Che abbiamo fatto, insomma? Che abbiamo fatto? Abbiamo iniziato stamattina con Sony. Sì, con Sony, sì, è possibile prestissimo. Sony che a tradimento ha presentato questi Sony Xperia XXA, ne avevamo uno sotto il telo e se ci avete seguito su Telegram l'avete saputo prima di tutto il resto del mondo. Io per scrupolo ho cercato su internet lì per lì e nessun altro l'aveva raccontato, sul canale Telegram di Android. No, Sony poi ha tradito tutti i leaker perché di Sony si sapeva sempre tutto prima e siamo arrivati lì stupiti da dei nuovi Sony. Incredibile. Bravo. Da lì abbiamo fatto un salto da Lenovo, dove la musica interessantissimo Tamara ci ha interrotto, molto interessante. Sì, molto interessante Lenovo, sì, mi ricordo. Da lì siamo passati da Microsoft, dove abbiamo trovato anche un paio di outsider. Sì, è vero, a Microsoft abbiamo trovato i tablet Samsung, i tablet Alcatel, poi c'era anche il Lumia. Siamo passati da LG, dove abbiamo guardato un paio di X. Sì, vero. E da lì siamo invece ripassati in sala stampa a fare il nostro lavoro. Da sì, lì poi la sala stampa dopo chiedo agli altri, piccolo resoconto. Poi siamo andati alla BQ. Ah, BQ, è vero. Comunque non è... BQ ha fatto il suo, era molto dense anche BQ, poi insomma capirete perché. Dopodiché siamo passati al fare, siamo stati su Sky. Ah sì, è vero ragazzi, siamo stati su Sky oggi. Penso che subito dopo siamo stati su Sky. Canale 507. E ci torneremo probabilmente anche domani, quindi insomma. Poi da lì a ruota abbiamo fatto un sacco di giri, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto Wiko, Ayer, un'azienda che si chiama Walder. Sì, abbiamo visto Remix OS sostanzialmente. Alcatel di nuovo. Sì, HTC. HTC alla fine. Non ci dimentichiamo HTC. Sto sicuramente dimenticando qualcosa. No, a parte il tablet che non abbiamo registrato, vabbè, capirete poi i prossimi giorni. Oggi abbiamo trovato un tablet bellissimo e niente. Senti, ma io devo andare a vendermi, andare a una cena di un'azienda di telefonia che non posso dire. Ok, quindi io vado di là dagli altri e continuo il tour di casa Smart World, perché non so se avete sentito queste voci di sottofondo, vi faccio rapidamente vedere, questi sono i corridoi di casa Smart World. Cosa ci sarà in questa stanza così buia? Boh, non lo so. Qui c'è gente che continua a ridersela beatamente, vedete qualcuno che si affaccia anche... Ma c'è anche un'altra stanza prima di arrivare, questa è la stanza... È la stanza più ordinata della casa. Più ordinata della casa. Non so che sta succedendo di me. Vedete quanto ordine in questa stanza, vi faccio frugare proprio tra le cose di Cosimo e Lorenzo, che non so cosa stanno facendo, giocando a carte o altre cose del genere, io non so se lo voglio sapere. Un commento a caldo su questo primo giorno di Mobile World Congress? Andava la rete, era una sofferenza lavorare, è stata una giornata proficua. Che è bella, c'è gente, c'è molta gente. Si mangia bene. Va bene. Allora sono stati piuttosto soddisfatti. Vedremo domani. C'è una porta in questa stanza, no? Sì, è aperta e ribaltata di là. Ah, è vero, che ganzata. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Andiamo invece nella stanza dei belli, no? Ecco la stanza dei belli. Cioè, dovevate vedere in che condizioni erano questi 3-10 minuti fa. Cioè, praticamente degli uomini disfatti. Hanno messo un po' in disordine per dare l'idea. Esatto. Che hanno messo un po' in disordine per farvi credere, insomma, che questa stanza fosse... Noi andiamo a dormire così in genere, quindi non vedo... Non colgo la tua battuta. Assolutamente, di te Quirioli non ho sempre dubbi. Sempre dignitosi. E ci svegliamo ancora più belli di come siamo andati a dormire. Ecco, pensate appunto se questo è il risultato. Quindi, primo giorno? Ma, primo giorno di Mobile World Congress, bello come al solito, giusto? Assolutamente, bello, faticoso sicuramente questo primo giorno. Sempre ben organizzato, adesso qui non possiamo dire nulla.
Buoni come sempre i cookie dell'area stampa. Bisogna ecco, dire che, per che quest'anno sono riusciti a far funzionare il badge digitale. Ma perché hanno solo riusciti a farlo funzionare? Perché hanno rimosso l'autenticazione di NFC. Perché sapevano che io ho quello telefono che non ha l'NFC, quindi ho detto vabbè, via l'NFC. A posto, giusto. E l'hanno l'applicazione effettua l'autenticazione tramite Bluetooth, che è una tecnologia tanto vecchia quanto funzionante, a quanto pare. Quanto il cucco, praticamente. Meglio, sì. Ecco, molto, bene. Molto meglio. Bene, perfetto, ok, quindi domani... Ah, dite al pubblico che non ci crederà mai a che ora ci siamo alzati, perché chi ci segue su Telegram lo sa a che ora ci siamo alzati stamani, ma invece... 6:00 Ciao, vi faccio vedere... Emanuele vi saluta. Prendo le chiavi. Queste sono le facce ravvicinate di persone sveglie da quasi 12 ore, più o meno, ve le faccio vedere. Molto più di 12 ore. Molto più di 12 ore, va bene. Per le 24. Ho pietà di voi e zoom out. Cos'è quella cassa lì? No, ecco, siamo in fascia protetta. Che stai facendo? No, io, vabbè, mi dissocio. Volevo brindare ai nostri lettori. Sono ovviamente delle bottiglie di acqua. Bene, nel frattempo sento in corridoio che c'è una presenza malvagia alle mie spalle. E quindi a questo punto direi che forse... Ci chiedevamo se stai facendo un video. Vabbè, e dopo questo livello, come qualcuno dire... Qualcuno doveva dire bravo. In tal caso bravo. Te lo faccio io, come lo vuoi. Potremmo anche tagliare, nel frattempo io zoom. Con la oppure bravo. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Ciao.